Autorità, care consorce e cari consoci, signore e signori, desidero prima di tutto ringraziarvi per essere presenti virtualmente all'inaugurazione del 418 anno accademico dell'Accademia dei Lincei. Rivolgo a tutti un cordiale saluto e benvenuto e in particolare ai vincitori del premio Feltrinelli che proclameremo tra poco. Vorrei intanto ringraziare il Presidente Giuseppe Conte, che, non potendo assistere, ci ha inviato una lettera molto bella in cui, cito le sue parole, «è per me motivo di soddisfazione e di orgoglio potermi rivolgere a lei e a un'istituzione altamente prestigiosa come l'Accademia dei Lincei, che, attraverso la sua continua attività, è il punto di riferimento costante per l'approfondimento scientifico e per la diffusione del patrimonio storico-culturale del Paese. Ringrazio anche il Presidente Fico che ci ha concesso, trasponte, il patrocinio della Camera dei Deputati. Quest'anno l'inaugurazione è molto diversa dal solito, ma la difesa della salute è fondamentale in questo periodo difficile che mi auguro possa finire velocemente. Siamo in una situazione drammatica e in molte parti d'Italia le criticità stanno sfortunatamente aumentando. A marzo, quando tutto il Paese è andato in lockdown nazionale, al momento dell'instaurazione del lockdown i decessi giornalieri erano 150. Adesso abbiamo superato i 600 e possiamo solo sperare di non superare i 1000. Nel Lazio, dove ha sede questa Accademia, i decessi sono il quadruplo di quelli di fine marzo. Siamo nel pieno della seconda ondata, che potrebbe essere ancora più grave e dolorosa della prima. Abbiamo il dovere di uscire il più velocemente possibile da questo incubo, cercando di danneggiare il meno possibile l'educazione delle nuove generazioni, la scuola, le università, che sono il bene primario. Anche se le misure di contenimento sono meno rigide della primavera scorsa, è necessario che tutte le istituzioni, le attività produttive e i singoli compiano il loro dovere e facciano di tutto per ridurre i contatti tra le persone in modo di arrestare il contagio. Il futuro è nelle nostre mani. Tutti dobbiamo contribuire. L'Accademia vuole dare buon esempio. Proprio per questo motivo l'inaugurazione dell'anno accademico si sta svolgendo in forma strettamente telematica. E in questo momento io sto parlando davanti a un centinaio di sedie vuote, di una grande sala, fissando il freddo e muto obiettivo di una telecamera. Anche se non posso vederli, vorrei ringraziare tutti i soci per il loro impegno nella gestione della nostra casa comune. Vorrei anche ringraziare per il loro generoso aiuto tutte le persone e le istituzioni esterne all'Accademia che ci sostengono, a partire dall'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei e del suo presidente Umberto Quadrino. Gli amici sono un ponte insostituibile tra il mondo dell'impresa e quello della scienza e della cultura. Il loro intervento è cruciale per la realizzazione dei programmi dell'Accademia. Sono molto grato al presidente della classe di Scienze Morali, Roberto Antonelli, che è l'unico socio presente in questa sala, all'accademico amministratore Renzo Piva e al suo aggiunto Alessandro Roncaglia per la loro validissima opera e quasi quotidiani consigli. Il Consiglio di Presidenza è l'organo fondamentale di guida dell'Accademia. Voglio quindi ringraziarne tutti gli altri membri, Giuseppina Barsacchi, Fulvio Tessitore, Antonio Gambaro e Annibale Mottana, che si è recentemente dimesso anche a causa dell'elezione alla presidenza dell'Accademia 40, e il nuovissimo componente Vincenzo Aquilanti, unitamente ai nostri affezionati revisori dei conti, Angela Duce, Natalino Irti e Flavia Cristiano.
Negli anni passati abbiamo subito molto tagli di personale che stiamo incominciando a colmare. Si sono in atto concorsi per 6 nuove unità. L'Accademia funziona solo per l'enorme dedizione di tutto il personale a partire dal cancelliere, dedizione che riesce a non farci sentire gli effetti della scarsità del personale. A tutto loro va la gratitudine mia e di tutti i soci. Questo ringraziamento è particolarmente intenso in un anno in cui abbiamo avuto l'impegno gravoso dell'avvio dei progetti di Raffaella e Dante e della necessaria rimodulazione in forme diverse delle attività istituzionali a causa del lockdown. Non è affatto facile continuare l'attività dell'Accademia in queste condizioni, spesso solo per via telematica, ma ce l'abbiamo fatta. Con queste mostre e i convegni dedicati a Leonardo da Vinci, l'Accademia Nazionale dei Lincei ha aperto il Trittico dell'Ingegno Italiano 2019-2021, serie di iniziative con le quali i Lincei hanno inteso celebrare un percorso unitario. In un percorso unitario i centenari di Leonardo, Raffaello e Dante. Con la fine del primo lockdown e dell'emergenza sanitaria del Covid-19, l'Accademia Nazionale Lincei aveva ripreso le iniziative, già programmate per le celebrazioni anniversarie di Raffaello e Dante. La progettazione attualmente in corso prevedeva la mostra Raffaello nella Villa Farnesina, Galatea e Psiche, a cura di Antonio Gramellotti, che fortunatamente abbiamo dovuto sospendere anticipatamente, oltre alla mostra Raffaello e l'Antico nella villa di Agugino Chigi, a cura di Raffaello, di Alessandro Zucca e di Costanza Barbieri, la ricezione della commedia da manoscritti a media, a cura di Roberto Antonelli e di Luca Sarianni, e la biblioteca di Dante, a cura di Roberto Antonelli, mostre che saranno tenute in date compatibili con la futura situazione sanitaria. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori di queste iniziative di grande successo e personale che ha lavorato in maniera indefessa. La mia intensa gratitudine va al Presidente Emerito Alberto Quadocursio per la sua salda guida iniziale nella progettazione del trittico, progettazione che è stata successivamente affidata con grande successo a Roberto Antonelli. Le mostre non si sarebbero potute effettuare senza il contributo di tante istituzioni che generosamente ci hanno prestato le loro opere e senza l'importante sostegno finanziario di Intesa San Paolo e di molte altre imprese. L'Accademia non rinuncia alla sua attività. C'è un vasto programma di iniziative, convegni, riunioni, sia delle classi, sia delle sue 20 commissioni. Programma che sarà svolto in maniera telematica fino al momento in cui non sarà possibile rivederci in presenza. Il Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre, nato per favorire l'integrazione tra le discipline diverse, e la Fondazione Lincei per la Scuola continueranno le attività remoto. Per esempio, il Centro Linceo ha organizzato per lunedì prossimo una bellissima conferenza dal titolo Islam, fede, speculazione, storia e correnti, che sarà tenuta dai soci Carmela Baffioni e Roberto Tottori. E ringrazio Mario Stefanini, direttore del centro, per tutte le belle iniziative che animano la vita della nostra Accademia. La Fondazione Lincei per la Scuola, nonostante l'emergenza sanitaria, ha ripreso regolarmente la programmazione delle sue attività formative per l'aggiornamento dei docenti. I corsi sono stati organizzati tutti a distanza e sono stati gestiti centralmente dalla segreteria della Fondazione. Oggi quasi tutti i corsi del Polo di Roma hanno iniziato la propria attività in modalità interamente a distanza. Le adesioni dei docenti sono state numerose, tra 100 e 180 persone si sono collegate interagendo con il docente per tutta la durata della lezione. Martedì è stato avviato con successo anche un primo esperimento di attività laboratoriale. Oltre al Polo di Roma, altri 7 poli hanno già messo in calendario le loro attività che si svolgeranno per tutto l'anno scolastico. Riprenderanno i seminari sulla cultura e creatività digitale e sul cambiamento climatico
quest'ultimo indirizzato anche agli studenti. La Fondazione ha anche rafforzato la collaborazione con le università, enti e istituzioni culturali, e sottoscrivendo nuovi protocolli di intesa. Tra questi, quello con l'Istituto Lombardo, con l'Università degli Studi di Napoli e con il Ministero dell'Istruzione. Ringrazio sentitamente Luca Serianni e i colleghi del direttivo per tutte le interessanti e utilissime iniziative. I rapporti con le organizzazioni accademiche internazionali sono state tenute dalla Commissione Affari Internazionali e dalla nostra Foreign Secretary, Cristina Mercuzzo. L'Accademia ha accettato la richiesta di ospitare nella propria sede il prossimo convegno dell'Unione Accademica Internazionale, che si dovrebbe svolgere in ottobre 2021 in formato ibrido, parte in presenza, parte a distanza. L'Accademia ha partecipato alla riunione annuale dell'Accademia delle Scienze del G20, quest'anno organizzata dall'Arabia Saudita, in cui i lavori sono svolti interamente in forma telematica e sono conclusi il 26 dicembre con la conferenza e presentazione ufficiale di un documento che riguarda come la scienza può essere utile per attraversare delle transizioni critiche. In questo incontro delle 20 accademie dei paesi G20, le accademie si riuniscono per riflettere su temi proposti dall'Accademia del paese ospitante allo scopo di stilare un documento che finirà sul tavolo delle riunioni governative. Entrato nel vivo la preparazione dell'S20 che la nostra Accademia dovrà organizzare nel settembre del 21 in relazione con la presidenza di turno italiana del vertice politico istituzionale. Il tema dell'S20 sarà prepararsi alla pandemia, tema che sfortunatamente moltissimi governi non avevano affrontato in maniera adeguata negli scorsi anni. Adesso abbiamo tutti la consapevolezza che un'altra pandemia verrà. Cosa dobbiamo fare per non farci trovare impreparati? Cosa deve fare la scienza per prepararsi alla pandemia? Cosa devono fare i governi per aiutare la scienza ad andare in questa direzione? Si potrebbero proporre su scala mondiale programmi scientifici finalizzati alla preparazione pandemica, ma quale? Col senno del poi è evidente che non aver sviluppato e testato il vaccino per la SARS, non aver fatto praticamente nulla per il vaccino della MERS, è stata una grave mancanza che ci ha fatto perdere tempo prezioso. Bisogna capire quali siano le direzioni più promettenti in cui muoversi nel futuro. L'Accademia ha anche deciso per la prima volta di affiancare all'S20 un SSH20, Social Science and Humanities, confermando la sua vocazione interdisciplinare. Le Accademie dei paesi G20 sono state invitate. L'incontro sarà dedicato al concetto di crisi, nei suoi molteplici aspetti, economia, società, legge, cultura. La parola crisi usata è in molti contesti, grandi migrazioni, problemi etici della scienza e della tecnica, depauperamento delle risorse naturali e cambiamento climatico, per non parlare delle crisi finanziarie e economiche con i loro pesanti riflessi su reddito e occupazione. Siamo di fronte a rapidi cambiamenti e gli schemi mentali sviluppati nel passato, quando l'intervento umano aveva piccoli effetti sull'ambiente, devono essere aggiornati adesso che la nostra impronta ecologica sul pianeta è diventata sempre più vasta. L'argomento di questo convegno era già stato deciso l'anno scorso, ma i recenti avvenimenti hanno fornito un importante motivo di approfondimento. Bisogna riflettere attentamente su molteplici aspetti della crisi. Partendo dall'etimologia della parola crisi possiamo anche coglierne una sfumatura positiva in quanto un momento di crisi, cioè di riflessione, di valutazione, di discernimento, può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita, per un rifiorire prossimo.
Entrambi i convegni dovrebbero tenersi in parallelo nel settembre del 21 nella nostra Accademia e l'ultima sezione di quello che potremmo chiamare SSSH20 sarà una riunione plenaria di tutti i delegati. Sono stati avviati inoltre contatti con la Royal Society che ospiterà nel 21 il G7 delle Accademie per concordare dei temi di discussione che siano complementari. Il tema generale proposto è la scienza per un recupero dalla pandemia resistente e sostenibile ecologicamente. Sono stati costituiti 3 gruppi di lavoro per contribuire all'elaborazione di documenti congiunti su temi proposti dalla Royal Society. Per finire, l'Italia e la nostra Accademia hanno avuto recentemente un grande successo. Per la prima volta dalla sua istituzione di 4 anni fa, il gruppo di 7 Chief Scientific Advisor della Commissione Europea, che costituiscono il cosiddetto SAM, ha un componente italiano, il nostro socio Melloni, che è stato proposto dalla nostra Accademia in questo ruolo. Il gruppo SICA, a Sicurezza Internazionale e Controllo degli Armamenti, ha avviato la preparazione della 22ª conferenza di Adamaldi, che avverrà a ottobre del 21. Quest'ottobre si è tenuto invece a distanza tra gli organi direttivi dell'INCEI e dell'Accademia Leopoldina un incontro proposto dall'Accademia tedesca per un confronto su argomenti di comune interesse, tra cui l'attività sul Covid-19 e l'organizzazione dell'S20. Altri incontri di questo tipo avverranno anche con altre accademie. Ora, un'accademia come la nostra, che ha lo scopo statutario di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, non può rimanere indifferente all'enorme interesse di un pubblico sempre più vasto per la scienza e per le ultime novità scientifiche. Lavori con un interesse scientifico relativamente basso sono apparsi sulle prime pagine dei giornali. Presidenti di importanti nazioni hanno commentato i risultati di studi clinici esprimendosi a favore di nuove terapie. Siamo stati circondati da talk show in cui si dibattono sottili problemi scientifici. Vediamo discussioni infinite su social in cui si affrontano delicate questioni di epidemiologia e di probabilità condizionate. Il motivo è chiaro, è risultato evidente a tutti che la scienza è fondamentale nell'arrestare l'epidemia. La luce e il beneficio della scienza, che Galileo ha raffigurato qui sopra, anche se non lo vedete, cercava non erano più per un futuro imprecisato, ma per l'oggi o per massimo per domani. La pandemia di Covid-19 è arrivata in un momento storico tale che molti paesi hanno potuto affrontarla senza gli effetti disastrosi che hanno invece colpito altri stati. Certo, non tutti i paesi hanno avuto lo stesso colpo, nello stesso modo. Il mio pensiero va con grande tristezza al Perù, il paese di Garabondoli invisibile, dove quest'anno il numero dei decessi è stato quasi il doppio di quello dell'anno scorso. Un'immane tragedia, che se fosse avvenuta in Italia ci avrebbe causato 500.000 di morti. Quando tutto sarà finito, sarà compito nostro, della comunità scientifica, degli storici, degli economisti, dei sociologi, di fare la storia di questa epidemia e di individuare i motivi profondi per queste perdite, per queste disparità di perdite. Capire la storia, anche recente, ci può permettere di evitare di ripercorrere gli stessi errori del passato. La scienza moderna ci ha permesso per la prima volta nella storia dell'umanità di frenare, almeno in certi paesi, l'avanzata di una pandemia prima di un'esplosione incontrollata. Solo 30 anni non sarebbe stato non solo possibile, ma nemmeno concepibile un risultato del genere. Uno strumento fondamentale per contenere la pandemia durante e dopo il lockdown
è stata la possibilità di individuare le persone malate, facendo i test e mettendoli in quarantena, test che sarebbero stati impensabili 30 anni fa e che sono al limite della tecnologia attuale. Probabilmente nemmeno 10 anni fa sarebbe stato possibile utilizzarli in questo modo massiccio. Oltre alla disponibilità di test adeguati, hanno avuto un ruolo importante le tecnologie per la comunicazione. Si è riuscito a fare il lockdown senza distruggere la produzione. Moltissimi hanno lavorato con il telelavoro grazie a Internet. In un altro momento storico questo sarebbe stato impossibile e le conseguenze economiche sarebbero state ancora peggiori. La rete ha salvaguardato anche le relazioni sociali, consentendo di rompere, almeno in parte, l'isolamento, e lo hanno reso socialmente più sopportabile. Sembra quasi di vivere il romanzo di fantascienza, Il sole nudo di Asimov. Ma la scienza ha avuto un ruolo ancora più importante. La linea strategica scelta è stata molto chiara: contenere l'epidemia con misure drastiche che possono essere sostenute economicamente solo per un periodo relativamente corto, fino all'arrivo del vaccino. Senza la speranza di avere un vaccino in tempi brevi, la strategia sarebbe stata molto diversa. In passato, per un vaccino sarebbero stati necessari una decina d'anni. Questa settimana abbiamo avuto due ottime notizie. Il vaccino funziona e sono disponibili anticorpi monoclonali che possono bloccare il progresso della malattia in una grande percentuale dei casi. Le speranze riposte non erano infondate. Ma questo interesse nella scienza ha avuto una ricaduta insospettata. Molte persone sono rimaste sconcertate dal vedere scienziati illusi accapigliarsi con la stessa veemenza che potrebbe avere esponenti politici di partiti avversi. Questo stupore è dovuto anche a un'incomprensione del meccanismo in cui si forma il consenso scientifico. Quando si verifica un fatto nuovo, scienziati diversi propongono interpretazioni diverse, procedendo lentamente, provando e riprovando, come diceva il nostro grande socio Galileo Galilei, aumentando le conoscenze con dati nuovi, con nuovi esperimenti, si forma lentamente un consenso attorno a una delle interpretazioni proposte. In certi casi estremi è stato un procedimento molto lento. Max Planck aveva scritto che le nuove idee si affermano non perché gli oppositori si convincono, ma perché gli oppositori muoiono e lasciano lo spazio ai sostenitori delle nuove idee. In un tempo in cui la scienza televisiva sembra indecisa, il ruolo dell'Accademia diventa sempre più importante, sia per arrivare il più velocemente possibile alla formazione di un consenso, sia per diffondere il consenso raggiunto al pubblico. L'Accademia ha un enorme prestigio accumulato nei secoli e i loro interventi possono avere una grande influenza. Con la loro autorevolezza possono essere protagonisti di riflessioni da comunicare a un pubblico vasto e devono essere capaci di influenzare la società e le istituzioni, anche in presenza di interessi settoriali che possono spingere nella direzione opposta. Come Accademia abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata sui fatti e impedire che si diffonda la pseudoscienza e che si facciano anche scelte sbagliate. Non basta capire, non basta trovare la strada, ma bisogna anche riuscire a comunicare. Anche dobbiamo spiegare non solo i risultati, ma la metodologia seguita per poter essere convincenti in una maniera duratura. Ci sono altri temi che vorrei affrontare, ma fugit irreparabile tempus. Concludo esprimendo la fiducia che anche con l'aiuto di voi tutti l'Accademia dei Lincei sarà all'altezza dei difficili compiti che le aspettano. Ne ringraziarvi per l'attenzione, permettetemi quest'anno di farvi anche i miei migliori auguri per la salute. Grazie.